Franca Viola rappresenta l'icona dell'emancipazione femminile poiché dopo soprusi e violenze da parte dell'ex fidanzato si ribellò al sistema italiano che la obbligava al matrimonio riparatore con il suo stesso aguzzino. Nacque ad Alcamo, un comune del libero consorzio di Trapani, nel 1948. A soli 15 anni si fidanzò dietro consenso familiare con Filippo Melodia, imparentato con un importante esponente di Cosa Nostra, Vincenzo Rimi. Dopo poco tempo, Melodia fu arrestato per furto e appartenenza alla cosca mafiosa, per cui il padre di Franca, Bernardo, volle mettere fine al fidanzamento. I Viola, da quel momento in poi, subirono minacce di morte, intimidazioni, danni al proprio vigneto, incendi al casolare di famiglia. Ma nonostante ciò, Bernardo non piegò mai la testa al volere della mafia. Nel 1965, tuttavia, quando aveva 17 anni, Franca fu rapita da Melodia, che, aiutato da 12 complici, irruppe nell'appartamento della giovane, devastandolo e aggredendo anche la madre nel tentativo di difesa della figlia. Per 8 giorni fu rinchiusa in un casolare fuori dal paese, fu picchiata, violentata e costretta al digiuno, e poi portata a casa della sorella di Melodia ad Alcamo. A Capodanno ci fu la svolta. I parenti di Melodia contattarono la famiglia Viola affinché si incontrassero e accettassero le nozze tra i due giovani, la cosiddetta paciata. Era il classico matrimonio riparatore, abolito solo nel 1981, che prevedeva la totale cancellazione della violenza carnale a carico del colpevole se quest'ultimo si fosse reso disponibile a sposare la vittima. Erano anni difficili e a quel tempo una ragazza coinvolta in una situazione come questa avrebbe dovuto necessariamente sposare il suo aguzzino, altrimenti non avrebbe mai potuto salvaguardare il suo onore e la reputazione di famiglia. Se non lo avesse fatto, sarebbe stata considerata come una donna svergognata, impossibilitata a rifarsi una vita con un altro uomo, perché nessuno si sarebbe più avvicinato a lei. I Viola si finsero d'accordo con i Melodia, dimostrando di accettare anche l'obbligo per Franca di rimanere nella casa dei suoi aggressori, ma nel frattempo avevano già comunicato tutto alla polizia, che il giorno dopo irruppe in casa Melodia, mettendo in salvo Franca e arrestando tutti i soggetti coinvolti. Il caso Viola generò aspre polemiche in Italia e ci furono anche interpellanze parlamentari in merito. Durante il processo, la difesa di Melodia cercò di sminuire la vicenda a classica fuitina tra innamorati, ma fu un vano tentativo, perché Melodia fu condannato a 11 anni di carcere, ridotti a 10, più 2 anni di soggiorno obbligato a Modena. Solo 16 anni dopo l'abrogazione del matrimonio riparatore nell'81 e a 32 anni dal rapimento, lo stupro, fino a quel momento considerato dalla legge oltraggio alla morale, fu riconosciuto nel 1996 come un reato contro la persona. Melodia fu ucciso nel 78, 2 anni dopo essere uscito dal carcere, mentre Franca Viola era riuscita a rifarsi una vita, risposandosi nel 68 e dando alla luce 2 figli. Nel 2014, per la festa della donna, fu insignita dell'onorificenza di grande ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Franca Viola è in Sicilia e in tutto il paese la donna che combatté con dignità e coraggio contro la forza di chi aveva abusato di lei. Esortazione a reagire ancora oggi per tutte le donne vittime di violenza.